Maurizio Sarri dall'Adra, soprattutto in collegamento con noi abbiamo Antonio Petrazzuolo di Napoli Magazine. Ben trovato Antonio. Buonasera a voi. E allora stiamo trascorrendo questo pomeriggio all'insegna dei bilanci, soprattutto da chi conosce bene quelle piazze, in questo caso proprio te, la piazza napoletana. I tifosi cosa dicono di questa sessione? Sono tifosi che aspettano prima di parlare, perché chiaramente è stata un'estate turbolenta, nessuno si aspettava la cessione del Pipita Higuaín, e poi i tifosi che sognavano il ritorno del Matador Cavani, addirittura qualcuno aveva giurato di averlo visto in un noto albergo del lungomare, così non è stato, però ecco, vedo tanta voglia di scoprire questi nuovi acquisti, 7 come il voto che ho dato alla campagna di rafforzamento del Napoli. Perché? Perché sono tanti giovani promettenti, giovani che vogliono ritagliarsi uno spazio, a partire ad esempio da Rog, lo stesso Zielinski, calciatori che arrivano a Napoli in punta di piedi. Adesso vediamo inquadrato Nikola Maksimovic, una telenovela che si è conclusa dopo 12 mesi. E allora Sarri sa bene cosa fare, puntare tutto su Milik, l'altro arrivo che mostra una grande dote, cioè quella di crederci. Non teme il paragone con il suo predecessore, anche se non indossa la maglia al numero 9, bensì la 99, e quindi sarà un Napoli tutto da scoprire, un Napoli che però promette bene e un Napoli che ha fatto una campagna acquisti proprio cercando di programmare il futuro. Qualcuno avrebbe preferito qualche nome roboante, qualche acquisto più rinomato, così non è stato, anche se Maksimovic sicuramente la ciliegina sulla torta, e poi Cavani chissà, perché proprio De Laurentiis in giornata è tornato sull'argomento, ha detto mi fa molto piacere che lui sia ancora affezionato alla nostra piazza, ha ascoltato, ha parlato con Jean-Claude Blanc che gli ha riferito, in effetti non c'era la volontà da parte del club parigino di cedere il Matador, e quindi un Napoli che punta sui giovani e spera di far bene aggrappandosi chiaramente al condottiero Sarri. Condottiero Sarri, beh, allora ti troverai d'accordo con quanto detto da Arrigo Sarri, da Arrigo Sacchi, che il top player del Napoli è proprio il suo allenatore e che lui sarà perfettamente in grado con il suo gioco di colmare, se vogliamo, il vuoto lasciato da Gonzalo Higuaín. Guai a dirglielo, si arrabbia tantissimo Sarri quando gli diciamo che il top player di questo Napoli è lui, perché giustamente sottolinea, poi in campo ci vanno i giocatori, ci va la squadra, lui dà le direttive, poi è chiaro che devono essere gli interpreti a fare la differenza. E certo è che questo Sarri, rispetto alla passata stagione, ha una grande opportunità, cioè quella di poter variare modulo, perché sono andati via giocatori come ad esempio David Lopez, ma anche lo stesso Valdifiori passato al Torino, e sono arrivati giovani che gli possono permettere di cambiare il modulo. Io sinceramente sono un po' scettico su questa possibilità, anche perché Sarri si trova benissimo con il 4-3-3, anche se De Laurentiis continua a lanciargli assist, come a dire adesso abbiamo le possibilità per tentare nuove soluzioni di gioco. Tornando però sull'argomento allenatore, diciamo che questo Sarri può davvero continuare a stupire a Napoli, perché ha grandi motivazioni e secondo me ha scelto la strada giusta, cioè quella del silenzio. Vorrebbe lavorare di più sul campo, non sempre gli viene data questa opportunità perché ci sono chiaramente tanti impegni relativi alle nazionali, però è che è un Sarri che sta lavorando bene, punta davvero a stupire quest'anno, perché se nella passata stagione aveva un Gonzalo Higuaín in più, quest'anno deve puntare tutto sul gruppo. Senti Antonio, ti ho ascoltato con particolare attenzione e ho preso anche appunti, hai detto Napoli ha i giocatori da scoprire e esempio tipico può essere Milik, che stiamo imparando a conoscere, ma ci possono essere dei giocatori da riscoprire? In questo caso mi riferisco ad uno in particolare, quel Manolo Gabbiadini che sembrava avere le valigie pronte e invece è rimasto, bisognerà forse aggrapparsi anche a lui? Manolo Gabbiadini per me è un grande talento e mi ha fatto piacere leggere anche le parole del suo agente, ha parlato di un'offerta importante rifiutata dal giocatore proveniente dall'Everton. Stiamo parlando di un
calciatore che ha il futuro assicurato perché ha grandi doti, soprattutto da fermo. E io credo che Manolo Gabbiadini può tornare utile a questo Napoli, Gabbiadini può fare la differenza anche a gara in corso, perché non dimentichiamo che oltre a lui ci sono anche tanti altri elementi che magari in questo inizio di stagione hanno avuto poco spazio. Mi riferisco anche a Lorenzo Insigne, che sicuramente potrà dare il suo contributo. Certo è che con un Mertens così, così come ha detto proprio l'allenatore Monica, diventa difficile tirarlo fuori. Addirittura Sarri ha sottolineato una frase goliardica, questa sua vena realizzativa, dicendo: beh, se fa due gol a partita può venire a vedermi anche sotto la doccia. Il riferimento era all'occhiataccia dopo l'ultima sostituzione. Eh sì, quei gol sapevano un po' di sassolini dalle scarpe da togliersi. E allora, detto questo, riassumendo, qual è il tuo voto al mercato del Napoli? Voto 7 pieno, tendente all'8 chiaramente, però aspettiamo il campo, perché è il campo che deve premiare questo Napoli. Però la linea giovane ci piace, quindi aspettiamo grandi sorprese da questa squadra, ci aspettiamo grandi sorprese. E allora le aspettiamo davvero e noi ci ritroviamo ai prossimi collegamenti. Grazie ad Antonio Petrazzuolo. Mondo Social.